Allora, Colombo, analisi a mente fredda dopo forse la prima partita sbagliata del Pescara in questa stagione. Che idea si è fatto? Ma che è un momento dove le fragilità psicologiche hanno sopravvento su tutti gli altri aspetti, quindi nel momento in cui abbiamo subito il gol siamo usciti completamente dalla partita e quindi a questo punto il lavoro che ci aspetta e le risposte che dobbiamo dare sono principalmente sotto il profilo psicologico, lavorare sulla testa dei giocatori, fornire delle reazioni giuste domenica sarà importantissimo, questo è quello che ci si augura e ci si aspetta. È chiaro che dal punto di vista tecnico-tattico in questo momento siano tutte secondarie gli aspetti appunto di campo, perché credo che il focus su cui dobbiamo incentrarci sia veramente sulla mente, sulla testa e ritrovare un po' di freschezza, come diceva il presidente, probabilmente essere un po' più, ritornare ad essere sbarazzini, anche se non è facile dopo tre sconfitte, ma non le tre sconfitte, soprattutto la brutta prestazione di lunedì. Questo sì. Lei, Colombo, ha da subito avuto un feeling importante con la piazza e con la tifoseria. Io, Alberto Colombo, ai tifosi che sono preoccupati, dico che... No, che ci metteremo l'impegno per far sì che si passi velocemente a ritrovare le emozioni felici di prima di Catanzaro. Mi sento anche un po' in colpa, no? Di aver ricevuto tanto affetto, tanta stima e in questo momento non poterla ricambiare con i risultati. Quindi ho un senso veramente ancora più pesante sulla coscienza, proprio perché capisco quanto ci tenga questa tifoseria a vedere una squadra che sia propositiva, ma soprattutto che sia vincente. E quindi se nella prima parte di stagione siamo riusciti a dargli queste soddisfazioni, il fatto che in questo periodo non siamo stati in grado di ripeterci è un peso che vogliamo e voglio togliermi il prima possibile. Monopoli, chiaramente una partita di cuore per Alberto Colombo perché ha vissuto una delle migliori stagioni lì da allenatore. Che partita si aspetta? Preoccupato quanto per l'assenza contemporanea anche di Kraia e di Palmiero? Ma preoccupato il giusto e dispiaciuto, soprattutto tanto per l'infortunio, perché quando un giocatore è un ragazzo, soprattutto più che il professionista, si fa male, è un peccato, quindi è una cosa che chi ha vissuto, insomma, capisce e per questo soprattutto mi dispiace per Luca. Poi abbiamo sempre parlato di rosa ampia e forse in questo momento magari valutare anche chi ha avuto meno possibilità, perché forse un po' più libero di testa potrebbe essere una delle soluzioni al problema, non la soluzione sicuramente, però può darci quella freschezza, quella brillantezza che magari altri che continuano a giocare hanno meno, proprio perché la loro testa è un po' più piena di pensieri negativi. E la partita sì, sarà un pieno di emozioni duplici, anzi molteplici, perché da una parte l'aspetto sentimentale di tornare in una piazza dove sono stato apprezzato e dove veramente ho potuto, diciamo, avere mi è stata data la possibilità di fare quello che ho fatto e meritarmi una piazza del genere. Però è anche vero che arriviamo in un momento particolare, dopo tre sconfitte, quindi è veramente un mix, quindi sarà piacevole rivedere tantissime persone con cui ho condiviso momenti speciali, come alcuni giocatori, tanti dirigenti, tifosi, amici, però visto la nostra situazione sarà anche difficile essere liberi mentalmente di poter esprimere tutta questa gioia. Quanto sia attaccata da...